Benvenuti in questo nuovo video. Prima che ci sia il cambio del trittico che si può usare nella Free Edition, andiamo a fare la scalata arcade con Soritz, un combattente con pugni poderosi potenti quanto un carro armato. Andiamo a vedere la tipologia di colori, assolutamente il primo, e lo sfidante lo andremo a scegliere a nostra modalità totalmente a caso, dato che non si può pigiare il tasto. Sarà Seox, o come cacchio l'hanno detto quelli lì, Six, la ho completamente dimenticata. Il pugno tutto distruttore di Soritz. Buongiorno caro Fabietto e benvenuto nella scalata arcade di Soritz, che in questa illustrazione sembra ultra gigante, invece no. Ah, quindi sei stato tu a chiamarmi Soritz. Ah, volevo soltanto spaccarti il grugno. Non ci credo davvero che ti sei fatto vedere. Non fammi perdere tempo, hai capito? Mamma mia. Mentre questo, come si chiama, il ponte della nave lì, qua dove c'è la zona, no, non è vero, perché il timone è dall'altra parte. Pieno ceppo di gente, dopo quelli di Gran della Sulma si lamentano che c'è... Oh! Ma è normale Ultra Hard! Dopo si lamentano che ci sono quelli che gli ficcano le robe dentro nella stiva. Porco, che pugno fotonico! Pure lui che c'ha la roba rossa e blu. Sarà anche lui uno che segue l'alchimia da Cagliostro. Mamma mia, battle 2 engage. Aia. Aia. Porco scrofo. Vieni qua. Vieni qua, maledetto di un Seox. Domani notte. Devo tenere assolutamente la turbo potenza luccicante, perché voglio il super mega finale giusto. No! Aspetta un attimo, non subirai assolutamente nulla, perché sarà tutto indolore. T'ho sparato, scusa, credevo che la tua maschera fosse soltanto una cosa falsa. Quindi tu vuoi essere uno di quei tipi di eroi, ma credo proprio che ci sarà molto da dire in questa storia. Tagliamo corto e fammi dire soltanto questo, ragazzino. Perché hai questo volto da supereroe Avengers? Questo ti sta molto bene. Magari la prossima volta si parli anche di meno. Andiamo contro Yuel Adard. Perché non l'ho ancora sfidata? E mi aprirà in due come una cozza. Ah, che cos'è quella cosa argentata? Quelle cose sembrano molto rare. Oh, c'è tanto proprio che andremo a caccia di tesori. Statti calma. Se l'argento quel che cerchi, allora non ti perdere, perché sarò io che ti spaccherò in due invece di andare a fare una bella gita in barca. Non ha detto assolutamente una roba del genere. Oh, questo qua è un gioco che è uscito qua a gennaio. No, non è vero, a dicembre. È uscito a dicembre, tipo un mesetto fa. E questa qua è la versione gratuita. Nella versione gratuita si può fare le partite online. Il primo capitolo della modalità storia, che è tipo infinito. Io credevo che durasse proprio poco. Invece ho fatto 2 ore sulla modalità storia del primo capitolo e non l'ho ancora finito. E ogni settimana ci sono 4 personaggi, 3 che ruotano. Se mi sbaglio, ogni venerdì cambiano 3 personaggi e si possono provarli per poi scegliere se acquistare o meno il gioco.
per adesso, finché non finisco il primo, si chiama, il primo capitolo dell'infinita storia, mi va bene così. Ogni settimana mi faccio le partite con quelli che ci sono e poi si deciderà se acquistarlo. Aspetta un attimo che ti spacco col pugno del fuego. Mamma mia, l'ho preso col secondo. Dica robe sintetiche però. L'arte dei pugni della danza sono parte della stessa medaglia. Praticamente una cosa perfetta. E nella strada verso la perfezione, l'avventura è tutto. Ha capito, signora? Allora, andiamo contro Anre, perché non l'ho ancora... Vabbè, che tra quei tre lì non ci sono andato contro nessuno. Come verso uno? Si chiama Anre? L'uomo baffo? Anche se la minaccia non è un problema per me, le stupidaggini non possono essere prese sotto gamba. Ah, sei un tipo tosto, eh? Il mio lavoro è il mio lavoro. Qualunque cosa cada nel mio quadrato sarà una primavera spumeggiante. Grazie mille, Fabietto. Che l'avventura sia con lei. E che nessuna... Come si chiama lì, insomma, ci siamo capiti? Cioè, io so le robe in inglese ma non in italiano. E che nessuna stupidaggine le rompa i turbomaroni. La tomofuleri. Porco schifo! Separato! Separato lo screanzato! E ti pesto tutto. Secondo me Anre, come cazzo si chiama, sta tipo sui baffoni finti. Aia. Dico io, eh. Bisognerebbe vedere la modalità storia, quello che salta fuori, o anche magari del gioco che deve uscire qua a gennaio. Mi devo guardare qualche videozzo, perché... Boh, dire che mi sono preso con quel... con questo... spin-off, perché il gioco, quello giusto, non è un picchiaduro, sarebbe quasi non una cosa veritiera, però sarei curioso soprattutto se questo non si para. Oh. Sì, maledizione! Questa è stata davvero un'incredibile botta che ti ho dato! Ti ho fatto vedere che un vecchietto come noi due, come io, siamo capaci ancora di fare qualcosa. Comunque grazie, non ti preoccupare. Se vuoi ti insegno qualcosa per arrivare dritto alla cima del paradiso. Ehi, aspetta, dove stai andando? Dato lo sto notando che ho quattro piume, non vorrei, ma credo proprio che la vittoria con la super special vale anche nel primo round. Andiamo contro Vira. Porca miseria, very hard, ci ho fatto caso adesso. Ma vaffanculo. Vira l'ha detto giusto. Ti chiedo, hai mai guardato Catalina con quei lascivi occhi? Vieni vicino a me, deviato! Lasci cosa? Parla normale! Vuoi combattere? Per me va bene! Ah, guarda Deo! Se il signore mi ha fatto queste due palle degli occhi che sono dentro nel cranio, vuol dire che serviranno qualcosa, scusate, Se io ho le palle degli occhi, vuol dire che devo guardare le cose, se poi sono cose belle, tanto di guadagnato, cara Vira, lei si faccia gli affari suoi, che camperà 100 anni! No, cazzo, mi ha tirato! Aio! Dia un attimino calma, che devo vincere anche il round così, porco schifo! È ancora sto robo.
tipo così. Mamma mia. La vittoria è mia e gli sto schiacciando completamente la testa. Arena. Battaglia number 2. È in gase. Aia, no. Caravira sarà anche bella tosta lei, sempre, sicuramente più tosto di tutti gli altri che ho affrontato fino adesso messi assieme. Cazzo, ho attivato l'ultra istinto di Zangief. Mamma mia, i pugnali. Oh, mamma, aveva fatto il turbo coso super antropomorfamente potente. Venga contro la mia potenza. Ah, perché gli tira l'uppercut e poi la botta. Grande vittoria! Il tuo gioco di spada mi ha fatto tremare un attimino le ginocchie. Ma aspetta un attimo. Quindi questo vuol dire che io sono... mi sono comportato male? Metti su quella lama! Battaglia numero 5 contro... Azzo. E andiamo contro Fairy Hard. Ci siamo già andati contro questo? No. Lui sopra... eccede la forza. È una persona intimidente. Ma a lungo andare noi lavoreremo insieme e lo batteremo. Ah, hai le palle. Il lavoro di squadra ti renderà anche più forte e minaccioso, ma quei poppanti non mi fanno paura. E quindi pure questa qua c'ha gli aiutanti. Aiuto un dogazzo messo il coso. Maledetta tizia con come si chiama, la frusta. Porca miseria. La sola imponenza della mia imponenza ha quasi spaccato tutto. No, calma. No. A rigor di logica, prima abbiamo vinto due volte con il turbo attacco della vita là. Quindi mi sa tanto che per essere sicuri andiamo a vincere un'altra volta così. Speriamo che non si rompa l'ampolla lì, che non ci vuole neanche tanto che me la faccia pagare. Maledetta! Mamma mia, gli uppercut! Ma se schiaccio il cerchio... Ah, ok, tira il calcio. No, perché stava lì. Capisco che c'ha il potere del pugno, però... Aia! Ah, vabbè. Se può anche smetterla, signorina di... Oh, madonna! Di tipo prendermi al volo ne sarei molto felice, e anche di pararsi. Potevo fare la mossa? La prima volta che ho fatto una presa! No! È sparata! Ma nulla è! Può fermarsi dinanzi a me! Spero proprio di non essere andato giù pesante con te e i tuoi cuccioletti. Non posso tirare pugni a destra e manca, anche se mi farà sentire bene per una settimana. Anche se le mie nocche mi faranno male per un'intera settimana. Allora, battaglia 6, andiamo contro... Ma abbasso un pochino di grado, andiamo a normale contro il team Low Wayne. Ah, sì, Soric, tu sei un grande totale gnoccolone incredibile. E noi cazzatori di mazzi ti faremo vedere chi comanda. Io non ho capito nemmeno metà delle cose che avete detto voi stronzazzi strani. Ma se avete voglia di menare le mani, spero che abbiate voglia di menare soltanto quello. Una roba del genere. Perché mi sa dando che questi qua del team Low Wayne fanno il tifo per entrambe le squadre.
E quindi c'ho un po' di problemi. C'è assolutamente nessun tipo di problema. Anche se nel mio registro fino adesso sono volati soltanto belle signorine. Se questi qua vogliono anche finirci dentro, beh, insomma, ci dovremmo fare due chiacchiere, ecco. Porca miseria, dove scappi? Porca miseria, ho preso quello là dietro. Ma va, fanculo. Turbo pugno! Te con ste cazzo di lame. Mettetele un pochino a posto. I miei pugni sono più affilati e più durevoli di una lama. E soprattutto nel tempo. Beh, oddio, non si usurano, no? Perché se prima ho fatto lo sconto, ho le nocche che mi fanno Giacomo per una settimana. Grande vittoria senza perdere un round. Ah, ho visto che voi macho cacciatori avete apprezzato la grande arte del mio incredibile corpo. Allora, mettiamoci a parlare di muscoli fino al tramonto. Allora, beginner, normal, hard, facciamo normal, perché dopo non vorrei che lo scontro dopo sia a Turbo Power Edition difficoltà. Contro l'avatar di Belial. Inchinati dinanzi a me. O forse tu hai paura che minacci la tua fine del baccanale? Ah, maledetto serpente. Mi prendi per uno scemo? A me non interessa assolutamente di te e della tua amica Volpina. Io non ti prenderò mai con i pantaloni calati. Una roba del genere, ecco, mo adesso non so se effettivamente ho detto una roba del genere, però chi se ne frega, sicuramente non mi interessa, o forse no, di vederlo con i pantaloni calati a questo qua. Sicuramente in questa versione demoniaca non ci tengo, quindi vaffanculo. Ma e che cacchio, sfanculato perfect. E continua a parlare. Battaglia number 2? No. Stava facendo roba strana, eh. Però l'ho fermato. Perché non credo proprio che tu sarai l'ultimo sfidante che andremo ad affrontare. La mia storia incredibile dei pugni atomici non finisce qui. Aia. Ma mo vediamo se si carica al massimo. Vorrei anche provare a fare se arriviamo vivi. Ah, così mi faceva la mossa. E dai, e caricati al massimo. No, no, ho bisogno. La vittoria è mia. Hai promesso un bel tempo, ma hai fallito miseramente. E quindi è così che tu forgi un'alleanza tra due uomini? Tu devi essere sicuro di non fermarti mai. Here begins Fate's episode. Ai. L'ultima sfida contro Lucilius. Riuscirà Soritz a batterlo con la potenza dei suoi pugni? Credo normale. Tu hai superato la tua forma perfetta. Quindi dai, lo so che stai facendo fatica a stare al mio passo. Ehi, ascolta bene. Chi ha detto che io non sono ancora nel fiore dell'occhiello? Questa è la mia vita e non ho tutti i diritti di punirti per tutte le cose in cui credo. In grandi linee è quello che c'era scritto. Ho preso, diciamo, come di solito succede nei libri di scuola, che ci sono le parti quelle sottolineate che sono quelle più importanti, e ho detto quelle. Poi ho tirato io a un po' ad indovinare
quello che c'è scritto, perché se devo star lì a tradurre esattamente tutto quello che c'è scritto, finiamo domani notte. Ma piato! No! Turbo spe- no, potevo fare la Turbo Power Special, Turbo Incredible Mossa Power, un'altra volta! No! Starti un po'. Affanculo! Qua ho cannato io! Maledizione, tu non mi taglierai la testa! Forse. E là! No! Maledetto combattente, molto abile con... va a sapere che cazzo c'hai in mano. Tu devi soltanto sperare che non arrivi il momento in cui ce l'ho turbo carico, perché altrimenti... oh! La potenza dei miei pugni è incredibile! E adesso la assaggerai, momento. No! Mi stronca! Potenza incredibile dei pugni! Meglio di niente che essere stupido come te. Non ho mai capito l'affascinante dolce amaro della vita dei mortali e di tutte le sue gioie, ma se ti aiuta, caro vecchiazzo, io riuscirò a... ah, forse serve per aiutare vecchiazzi come te alla ricerca della tomba dove marcire con la morte e la Madonna. Purtroppo Soritz ha fallito. Maledizione! La battaglia continuerà!